Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata qui su Credi nella tua storia. Oggi ho il grandissimo piacere di invitare sul canale YouTube Lucia Zitelli da Kobo. Lucia, grazie mille per averci dato un pochino del tuo tempo oggi. Grazie a te, Michele. Piuttosto. Senti, vorresti introdurti un pochino al pubblico, dirci un pochino cos'è che fai esattamente, sei uno dei folletti che gestisce le trame di Kobo Writing Life, ma esattamente qual è il tuo ruolo? Sì, uno dei folletti nel panorama internazionale Kobo Writing Life, perché Kobo Writing Life copre tantissimi paesi, quindi siamo un team fatto di persone provenienti da diversi paesi e che parlano diverse lingue, perché poi il punto è quello. Io sono responsabile di Kobo Writing Life in Italia, quindi mi interfaccio con gli autori italiani, gestisco le promozioni in Italia, gestisco tutto ciò che riguarda il mercato italiano di Kobo Writing Life. Quindi sono il referente principale per gli autori italiani. Poi ci sono nel team ci sono colleghi che lavorano in Canada, si occupano del mercato in lingua inglese, in Francia, in Olanda e così via. Quindi questa cosa è utile anche perché se un autore italiano decide di far tradurre il proprio libro, magari ha poi dei referenti nei vari paesi, quindi locali, che possono essere utili per capire anche il mercato degli altri paesi. Io personalmente mi occupo dell'Italia, quindi seguo il mercato italiano in Kobo Writing Life. Proprio mi sono occupata anche delle relazioni con gli editori e anche dello sviluppo del catalogo di Kobo Originals. Ora, il prossimo anno mi concentrerò principalmente su Kobo Writing Life, quindi questo per dire che sarò dedicata lì. Bene, questo qui è per introdurre proprio la figura di Lucia. Oggi volevamo introdurre qualcos'altro che proprio lo store, il negozio Kobo in se stesso, insomma, perché vogliamo fare un po' capire come funziona e se ci sono delle cose che, e spoiler alert, ci sono delle cose che gli autori dovrebbero conoscere. E lo stiamo facendo anche Lucia perché così facciamo un po' un paragone tra Kobo e tutti gli altri negozi che vendono ebook o audiobooks o altre cose. Quindi cerchiamo di sensibilizzare le altre persone che non c'è soltanto uno store che fa queste cose qui, ma ce ne sono svariati. E devo dire, Kobo è nel mio caso specifico uno dei miei preferiti e diremo anche il motivo per cui mi piace molto il modo in cui è strutturato. Però per adesso questo che vedete voi in questo momento sarebbe l'home page di Rakuten Kobo Italia. Vedete qui nell'address IT. E oggi commenteremo allora alcune parti di questo store, come funziona, parleremo un po' di classifica, parleremo delle cose che un autore dovrebbe tenere presente quando o sta scaricando un libro proprio attraverso Kobo Writing Life, che è il programma che permette agli autori di pubblicare indipendentemente i libri su questa piattaforma. Ma Lucia ci darà anche un bel po' di perle di saggezza che sono relative proprio al funzionamento tecnico, dello store. Allora, Lucia, direi di iniziare. Questa è la home page, insomma, e già vedo che ci sono delle parti che sono personalizzate, per esempio, questi sono i visti di recente, quindi sono delle cose che io, che ho il mio account ovviamente su Kobo mi fa vedere, guarda, queste sono delle cose che hai visto negli ultimi giorni, negli ultimi mesi, magari anche per darti un rimando, vuoi rivederlo, vuoi riacquistarle. Questa è una cosa che ho visto in alcuni store, ma non in tutti, e devo dirti che è molto interessante perché mi fa riguardare anche le ultime cose che ho visto. La cosa immediatamente dopo sono gli ebook consigliati per te, e questa è una cosa che ti volevo chiedere. Queste sono molte delle cose che vedi, la maggior parte sono cose non fiction, Killing It on Kobo di Mark, Strangers to Superfan di David Gokran. Questa, secondo me, è una cosa interessante perché non è come in altri negozi che te lo mette
alla fine, alla fine della pagina, insomma, ma te lo mette proprio come se fosse una cosa in primo piano. E volevo chiederti, secondo te, se c'era un motivo per cui Kobo faceva una cosa del genere e come faceva a capire, guarda, ti consiglio questi libri. Probabilmente perché li ho visualizzati prima, o magari ho letto qualcosa di simile dell'autore. I consigli si basano sulle preferenze, sul comportamento dell'utente a livello anche di acquisto, oltre che sì, quello che l'utente fa sullo store Kobo. Quindi sono algoritmi che funzionano sulla base delle preferenze dell'utente per affinare i suggerimenti e far sì che l'utente trovi prima quello che può interessargli, visto che comunque stiamo parlando di uno store in cui ci sono un'infinità di libri. Quindi per primo io ti faccio vedere quelli che potrebbero interessare a te. Ecco qua semplicemente il motivo e come funziona. Cambia anche ovviamente ti vengono consigliate sempre banalmente sulla base del genere, ma viene anche regolato l'ordine con cui certi libri ti vengono mostrati, sempre sulla base delle tue preferenze di lettura. Quindi questo sempre per agevolare il lettore nel trovare quello che più gli interessa prima. Ottimo, hai utilizzato la parola algoritmo, una cosa interessante. Quindi ce ne sono, questo è un esempio di come funziona quella meccanica lì anche in questo Sì. store. Anche se vedremo che l'algoritmo è uno dei modi in cui le persone di Kobo curano il contenuto, ma c'è anche una componente umana, diciamo così, ne parleremo dopo. Sì. Un'altra cosa che ho notato io è che Kobo sembra, tra virgolette, spingere molto gli audiolibri. E questa è una cosa che anche comparata con altri store ho visto molto più pronunciata. Questo potrebbe essere dal fatto che gli audiolibri stanno crescendo, ma anche potrebbe essere un tipo di decisione che proprio il Kobo Store ha visto. E questo l'ho visto su Kobo Store Canada, Stati Uniti, Nuova Zelanda. Sono sempre in primo piano. Secondo te, per quale motivo questa feature qui? Allora, gli audiolibri sono in Italia in particolare sono una novità perché sono state lanciate inizio novembre. Quindi da inizio novembre sono disponibili anche gli audiolibri su Kobo Italia. Una particolarità di Kobo è che su Kobo gli audiolibri sono acquistabili sia singolarmente, quindi acquisti il singolo audiolibro, sia possono essere ascoltati tramite l'abbonamento Kobo Plus, di cui poi magari parleremo. Però sì, gli audiolibri sono un formato, una realtà anche proprio a sé nel panorama editoriale che sta crescendo incredibilmente. Quindi ci sembra interessante spingerli e proporli per farli conoscere sempre di più. Anche appunto, come dicevo, alla luce del fatto che comunque è una novità su Kobo, quindi magari qualcuno ancora non lo sa, magari non ha visto l'annuncio e quindi quando viene su Kobo poi li vede. Una cosa che posso dire di audiolibri, visto che ne stiamo parlando, curiosa, confrontando quello che vedo in Italia rispetto agli altri paesi, è che il prezzo cambia enormemente. Gli audiolibri in Italia costano molto meno che negli altri paesi, quindi questa può essere una cosa positiva per chi è interessato a voler provarne uno. Hanno dei prezzi molto più bassi che in altri paesi. Questo è interessante. Poi vedo anche che c'è Sì. 96% match, 94%. Sì, ti Questo dice ovviamente. probabilmente è dovuto anche parte di un algoritmo, perché non penso Sì, che un umano si faccia assolutamente. quello. No. Ok. Ancora. Immagino sta lì a farsi calcare. Vediamo quanto ha Sì, visto sì, sì. percentuale di quell'altro. Questa è Si un'altra cosa mette. interessante che si Sì. ricollega a quel discorso degli algoritmi. Poi, questo sembra, diciamo così, l'inizio dello store proper, nel senso. Non parliamo più di me e dei consigli Sì, specializzati o esatto. specifici per la persona che ha l'account, ma parliamo proprio di una cosa che è indipendente da me, cioè i più venduti del momento. Quindi questo diciamo che sarebbe l'inizio dello store se io magari fossi un esterno, non fossi già nel Sì, mio account. E sì, sì. ti volevo chiedere una delle cose che, magari una delle domande che si fanno anche di più gli autori è come funzionano le vendite dei libri in uno store come Kobo? Da cosa dipendono, insomma? Perché in altri negozi,
possono dipendere alcune classifiche dalla popolarità, dal prezzo di un libro, dalle copie vendute, ci sono varie classifiche per varie cose diverse. Come funziona su Kobo? È soltanto il numero di libri venduti, il fatto che sono nuovi? Le classifiche dipendono da le vendite. Le vendite e, sia nel modello tradizionale, quindi l'acquisto del singolo libro, sia ora che abbiamo Kobo Plus, influisce anche in maniera minore però quello che succede col libro all'interno di Kobo Plus, però influisce. Quindi magari avere il libro in Kobo Plus è di beneficio anche per questo, perché poi compari, il libro compare in classifica. Su quelli che vendono di più, ovviamente si tratta di ebook, quindi come sappiamo nel mercato degli ebook l'andamento della classifica dipende anche molto dalle promozioni del momento, del giorno, perché ci sono anche daily deal. Quindi chiaramente qui vedrai sempre il daily deal, o quasi sempre, a meno che non è un daily deal che proprio non funziona, però è molto raro. Quindi viene influenzata anche da quello, da quello che succede, da quello che è successo nelle ultime ore, diciamo. Ottimo, quindi se io vendessi 10 copie a 1,99 euro e c'è un'altra persona che ha un libro che costa 5,99 euro, ma magari vende solo 5 copie, sarei io che vado avanti a questa persona anche se do meno soldi allo store. Quindi è proprio il volume rosso di vendite. Ottimo. Non dipende dal prezzo. Non dipende dal prezzo, dipende proprio squisitamente dal numero di vendite. Allora, un'altra cosa che mi interessava, le cose che vuole, diciamo, attirare l'attenzione Kobo, ovviamente la copertina, l'autore, il nome del libro, le classifiche, la media, e poi il prezzo e se c'è un qualche tipo di discount. E poi aggiunge il carrello. E questa mi sembra una scelta molto interessante, perché è come se ti danno at a glance, in un secondo, insomma, tutto quello che devi sapere su quel libro lì. E volevo soltanto provare, andare a vedere questo libro nella sua pagina specifica. Accettiamo tutto qui. E qui, questa è un'altra cosa che è interessante, abbiamo più informazioni specifiche sul prodotto. Quindi la prima cosa che vediamo in alto a sinistra è più in particolare che tipo di categoria sta questo libro. Quindi è un ebook, è un giallo e poi c'è il nome del libro. E poi c'è il blurb o sinossi, penso che si dica in italiano, che tu ne parlerai magari un pochino dopo e dici quanto è importante e quanto viene trascurata. E poi qui infatti vediamo, sembrava quello lì al primo posto, in effetti è il primo posto in gialli thriller e il primo posto letteratura e thriller. E qui, se ci sono degli sconti, è la cosa, penso, seconda che si vede dopo tutte queste altre informazioni, cioè c'è un 82% di sconto. Quindi mi sembra che il modo in cui è strutturata questa pagina è anche per cercare di aiutare il lettore a capire, ok, questo è il deal of the day, oppure questa è una cosa che sta, diciamo così, spengendo al momento. Puoi commentare, diciamo, questa pagina, magari su altre cose che io non ho notato? Sì, una cosa da aggiungere, magari informazioni sul libro, quindi di quante pagine più o meno è fatta, anche se sappiamo che quando si parla di ebook, quindi di EPUB preflowable, il testo è un flusso, per cui non c'è una divisione delle pagine nette. Ovviamente qui si basa sul dispositivo Kobo, quindi più o meno le pagine saranno quelle. Quanto più o meno ti impiega la lettura, quant'è il numero di parole in totale, quindi un'idea su quanto il libro è lungo, diciamo. Hai la possibilità di aggiungerlo anche alla lista dei desideri e quindi riscattarlo, ritrovarlo in seguito. Sotto ti vengono consigliati dei libri, indicati dei libri che sono simili a quello che stai vedendo, sulla base del genere, sulla base dell'autore, quindi somiglianze dell'autore con altri e così via, e poi alle altre opere dello stesso autore. In fondo hai le recensioni, se ci sono recensioni scritte
le vedi, qui in questo caso non ci sono, quindi ci sono solo i rating, e poi i dettagli, quindi ho un ebook pubblicato a Giunti quando è uscito, l'ISBN, la lingua e così via. Tutti gli ebook Kobo possono essere letti su desktop, app, Kobo e reader, quindi beh, viene ricordato questo alla fine, è un EPUB. Questo, quindi nella scheda del prodotto anche lì dei consigli sulla base poi del libro che stai guardando, quindi altri libri che potrebbero interessarti. Quindi questo è le cose a cui ovviamente lo store dà importanza, che è magari simile a alcuni altri, però secondo me ci sono più informazioni e soprattutto più spazio, perché in altri store magari ci sono il 25% è preso da ads, cioè Sì. da altre persone che cercano di distrarti e prendere il loro libro. Invece quella lì è molto pura dal punto di vista, ovviamente ci sono gli also bot, cioè altre persone a cui piace questo libro, perché potrebbe effettivamente essere utile al lettore, che gli piace un thriller, magari vede un altro tipo di thriller di un altro autore e magari lo compra, però è molto più focalizzato, cioè una persona è più difficile che clicchi e vada da un'altra parte, resta su quella parte lì e magari va a esplorare meglio l'autore di quell'opera. Sì, è una pagina pulita, io direi, cioè, come dicevi tu, non ci sono elementi che confondono, che tendono a portarti troppo in altre direzioni. Io penso che questa chiarezza aiuti poi il lettore. E come dicevi tu, non ci sono contenuti che sono lì perché sono pubblicizzati a pagamento, diciamo. Esatto, questa è un'altra differenza molto grande con un Sì. altro store. Allora, tu avevi accennato a qualcosa come offerta del giorno e Sì, qui eccolo qua. abbiamo il fiorato dell'albero delle arance. Allora, vorrei, se possibile, che tu commentassi questa cosa molto interessante. La prima cosa, se posso dire, è che questa offerta del Sì. giorno prende un bel po' della pagina, cioè salta immediatamente all'occhio. So anche che questa è una cosa che non è di algoritmo, è curata da esseri umani, No. e volevo proprio che ci parlassi, insomma, di questa cosa qui, dei prodotti che sono curati da esseri umani su Kobo e come fa ad arrivare qui questa persona qui. Questo è il daily deal, quindi ogni giorno c'è un daily deal, c'è un libro in offerta a 1,99, 2,99, quello che è, insomma, dipende poi anche ovviamente dal prezzo di partenza. Il daily deal va sempre in home page, come dicevi tu, gli viene riservato un bello spazio in home page, oltre a questo viene mandata una newsletter agli utenti Kobo con il daily deal del giorno, quindi è chi ha il daily deal, insomma, ha molta visibilità e effettivamente poi le vendite sono alte in quel giorno in particolare, poi ovviamente il libro va in classifica, quindi ne beneficia anche nei giorni successivi solitamente. Infatti vediamo, scusa se ti disturbo, Così, qui per autore, questo sì, è il secondo no, posto in fantascienza, fantasy, secondo posto in letteratura femminile contemporanea, quindi già sono due classifiche. sì. Ad esempio, prima vedevamo in alto i più venduti, il secondo, che adesso costa 11,99, non mi ricordo, ha 8,99, che cavolo, quello era il daily deal di ieri, quindi ecco, per dire che comunque il daily deal è un buon affare, diciamo, per l'autore o per l'editore, per forza di cose. Come ci arriva? È una questione di, come dicevi tu, gestione umana, cioè ci sono persone che gestiscono lo store Kobo che organizzano sia le promozioni di vario tipo durante l'anno, sia i singoli daily deal nel corso dell'anno. Coinvolgono diversi editori e una cosa che può interessare gli autori di Kobo Writing Life o gli editori che usano Kobo Writing Life è che anche Kobo Writing Life ha dei daily deal riservati durante il mese, di solito un paio. Siamo noi che scegliamo a chi proporli. Ovviamente lì è tutta una questione di qualità del libro, quindi è fondamentale avere un libro curato per poter riuscire a vedersi contattati per il daily deal. Una cosa che volevo chiederti proprio, sono gli autori possono fare una richiesta a te o comunque al Sì. team Kobo? E in questo caso che cosa devono stare attenti, nel senso in che cosa devono essere, pagare particolare attenzione?
che tu consiglieresti che gli autori facciano prima di fare un qualsiasi tipo di approccio a voi del merchandise? Allora, due cose fondamentali proprio, la copertina e la sinossi. Ora, ad esempio, guardiamo questo, ovviamente, vabbè, Ellie Child non è che è l'ultimo, però l'editore ha, questa è una buona copertina, ovviamente, e anche la sinossi, anche quella che vedevamo prima nella scheda prodotto di prima. La sinossi inizia con una frase in grassetto che comunque richiama l'attenzione, no? Ti cattura l'attenzione. Prima, ad esempio, mi sembra fosse spinto il fatto che l'autore era un bestseller o qualcosa del genere. Poi la sinossi è accurata, cioè non è una sinossi, io ne vedo tante che sembra che gli autori le scrivano di fretta, come se ne volessero liberare. No, il lettore vede queste due cose e sceglie sulla base di quelle. Quindi se tu quelle due cose lì non le curi benissimo, il lettore non lo clicca mai, acquista, non lo cliccherà mai. Quindi perché io ti possa dire, ok, sì, prendiamo questo libro, facciamoci un daily deal o mettiamo questo libro in promozione, è necessario che io veda che c'è una copertina curata, fatta bene, e anche una sinossi ben scritta, curata. Tutto lì. Banalmente perché è fondamentale, poi ovviamente noi dobbiamo sapere che l'autore è qualcuno che insomma che ha cura dei propri prodotti, però ecco, i primi due step sono quelli, copertina e sinossi. Copertina e sinossi, e poi vediamo che Sì, non è e che ci sono. possono contattarci assolutamente. Se un autore ha in uscita, ad esempio, un buon libro, ha cover e sinossi curate, è un buon libro, è tutto. Un buon libro non vuol dire che è un libro bello, non lo decidiamo noi questo, voglio dire, sono i lettori che decidono cosa gli piace e cosa non gli piace, non giudichiamo quello. Parlo proprio a livello di metadati, di cover, di sinossi, queste cose qua. Quindi la cura del prodotto che stai vendendo, perché il libro comunque è un prodotto che stai vendendo, ok, che è cultura, letteratura, è bellissimo, ma si parla sempre di prodotti che vanno venduti. Il lettore acquista, paga, quindi deve esserci un motivo per farlo per il lettore. Se gli autori possono assolutamente contattarci per dire: guarda, ho questo libro qui che sta per uscire o è appena uscito, c'è un daily deal a disposizione a breve, possiamo fare qualcosa? Assolutamente. Io incoraggio sempre a fare questa cosa perché per noi è fondamentale anche proprio che l'autore sia proattivo, che ci contatti, che ci faccia sapere, ci tenga aggiornati. Perché io così riesco poi a organizzarmi, perché ovviamente ho bisogno di un po' di tempo per organizzare, perché non posso dire ok, ti do il daily deal domani. Abbiamo bisogno di un po' di pianificazione. Certo, ha senso. E un'altra cosa che stiamo notando è che abbiamo visto all'inizio, insomma, c'era quella promozione qui, ma in realtà ce ne sono svariate. Infatti, vedi, ci sono il meglio di Harmony e poi c'è un altro Sì. qui che prende la pagina. Quindi non è che c'è solo un posto nella home page, ma ce ne sono svariati che danno cose diverse. Per esempio, qui stanno sottolineando che cosa state ascoltando, nel senso un consiglio per un audiolibro, immagino, sì. Poi Sì, c'è un altro questo è qui, un audiolibro stiamo esclusivo, tra leggendo. l'altro, quindi Esatto. di un autore molto forte, molto interessante, quindi E una ecco. cosa che volevo chiederti, visto che lo hai Sì. accennato, parliamone un pochino meglio. Qui dice Sì. gratuito Kobo Plus. Cos'è Kobo Plus? Kobo Plus è l'abbonamento Kobo che è stato lanciato a inizio novembre, il 4 novembre precisamente. È un abbonamento che include ebook e audiolibri. Quindi questo forse in Italia è una caratteristica unica, non forse, sì. Il lettore può scegliere di pagare 9,99 euro al mese e accedere a un catalogo di ebook oppure di audiolibri, oppure pagando 12,99 accedere a un catalogo di ebook e audiolibri. Paga, accede al catalogo, legge o ascolta quello che vuole senza limiti. Questa è Kobo Plus è una forma di abbonamento che è attiva in altri paesi già da un po'.
In Olanda, ad esempio, c'è dal 2017. Anche lì ci sono sia gli ebook che gli audiolibri nel programma. In Canada, per ora, soltanto gli ebook dal 2020, se non sbaglio, sì. Poi abbiamo lanciato in Portogallo, adesso anche quest'anno in Italia, in Francia, in Australia, Nuova Zelanda. Quindi si sta espandendo, perché ovviamente il modello di lettura con abbonamento è una cosa che sta crescendo, così come per altri media. Quindi abbiamo voluto espanderlo anche in altri paesi, compresa l'Italia. E gli autori Copywriting Life possono far parte assolutamente di Kobo Plus. Quando pubblicano un libro su Copywriting Life c'è proprio una casella che dice includi in Kobo Plus, puoi scegliere anche in quali paesi. In realtà noi consigliamo includerlo in tutti i paesi perché no, insomma, a meno che non c'è qualche motivo in particolare. E devo dire che vediamo che gli autori ne beneficiano tanto. Cioè, il modello d'abbonamento è un modello che facilita lo scoprire nuove cose, perché ovviamente tu più facilmente clicchi per iniziare a leggere il libro, non devi pagare, hai già pagato, quindi puoi leggere qualsiasi cosa e sei più incoraggiato a provare anche. E vediamo che anche quello che abbiamo osservato negli altri paesi negli anni, comunque, devo dire che gli autori indipendenti ne beneficiano molto. Questa è una Non cosa. richiede Stavo l'esclusiva, se posso. per chiederti questa cosa qui, per chiedere Non l'esclusiva. richiede l'esclusiva, no. E un'altra È una cosa. cosa importante, sì. Quindi chi pubblica su Kobo Writing Life vuole inserire il libro in Kobo Plus può farlo e può anche pubblicarlo in qualsiasi altra piattaforma voglia, in qualsiasi altra modello di abbonamento voglia. E un'altra cosa è come funziona diciamo, la Esatto, remunerazione. perché non è a pagine lette, a minuti, giusto? Qualcosa del genere, a È a tempo. minuti, si basa sul numero di minuti che il lettore passa sul libro, non si basa sul numero di pagine lette. Quindi c'è un'equiparazione tra audiolibri e ebook, tutti e due, per tutti e due il modello di pagamento si basa sul numero di minuti. Un'altra cosa importante è che il modello di pagamento funziona così, viene calcolato il totale degli abbonamenti in un dato mese, quindi quanto Kobo ha ricevuto da tutti gli abbonamenti registrati in un dato mese, e vengono guardati tutti i minuti, il totale dei minuti spesi in lettura o ascolto su Kobo Plus da tutti gli utenti. Questi due valori ci danno il valore di ogni singolo minuto per quel mese. Sulla base di questo poi viene calcolato quanto l'autore prenderà, perché si prende quel valore del minuto, si guarda quanti minuti sono stati spesi sul titolo X dell'autore, e poi la percentuale che spetta all'autore di Kobo Writing Life in Kobo Plus, e si ha quindi quanto riceve. Quindi il totale da cui parte il tutto è molto lineare, diciamo, non c'è un totale che poi la piattaforma decide di dividere sulla base del mese, sulla base di altri fattori, è quello il totale, si calcola il valore per minuto, è tutto molto matematico e lineare per dividere il tutto tra autore e piattaforma. Per le persone che si stanno chiedendo, ho letto un articolo interessante a questo punto di vista, ma volevo sapere la tua opinione. Sì, Sì. però se io metto magari il mio libro in un programma di subscription, poi magari le persone non comprano più, non lo comprano più alla carte. E io ho visto anche da voi ragazzi di Kobo che in realtà avete studiato, avete visto, ci sono due tipi di pubblici, uno che è Sì. più va sulla subscription, e l'altra persona che invece è interessata a prendersi solo un libro o due. Potresti commentare un po' su questo tipo di decisioni? Sì, noi lo diciamo sulla base di quello che è stato osservato in questi anni, di quello che vediamo dai dati. Quindi vediamo che il lettore che stava su Kobo e acquistava il singolo libro, puoi inviargli quante mail vuoi per invitarlo in Kobo Plus, non gli interessa, lui vuole comprare quando vuole il libro che vuole. Poi ci sono lettori invece più interessati ad avere l'abbonamento e ad avere accesso a quel catalogo in maniera illimitata. Quindi sono due pubblici diversi,
Quello che pensiamo è che con Covo Plus quindi si espanda il pubblico di lettori, si riesca a raggiungere più lettori. C'è un overlap tra i due tipi di pubblico che è bassissimo, abbiamo visto, l'abbiamo calcolato, è perlomeno per quello che abbiamo visto finora. Non c'è la cosiddetta cannibalizzazione, cioè non è vero che perdi le vendite singole, quelle che si dicono le vendite à la carte. Non l'abbiamo visto fino adesso, perlomeno questo è quello che vediamo. Quindi non si perdono vendite. Noi sinceramente, e poi in particolare per gli autori, ma in realtà anche per gli editori, vediamo soltanto che i libri ne beneficiano. Cioè, se prima c'era queste erano le vendite, adesso c'è una parte in più che si aggiunge, che è quella di Povo Plus. Non abbiamo osservato cannibalizzazione, quindi ecco, per questo diciamo che serviamo due pubblici diversi. Senso. Volevo continuare qui alla nostra visualizzazione dello store. Prima, questa era la pagina proprio iniziale, home page. Volevo far vedere però che non c'è solo una pagina, ci sono varie sottopagine che sono più specifiche per un certo tipo di genere. Quindi sono andato al raccordo conto dell'ancella di Sì. Atwood e poi ho cliccato Sì. Fantascienza e Fantasy e siamo Sì. portati a una pagina completamente diversa dalla home page, che però è specifica di fantascienza e fantasy, e vorrei dedicare solo qualche minuto per far vedere un paio di cose che io trovo interessanti per il modo di come il Kobo si, il, lo store Kobo si sviluppa e come voi ragazzi lo avete creato, lo avete fatto strutturare. Allora, qui c'è una zona curata, che è quella che viene chiamata Largo dei Bastioni di Orioni e viene definita come pillola rossa o pillola blu. Continuare a leggere i soliti thriller o tentare un nuovo romanzo di fantascienza. Quindi questo chiaramente è un posto in cui stiamo vedendo soltanto romanzi o ebook, insomma, di un certo tipo di genere. Poi c'è lo stesso qui per i fantasy e poi Sì. ci sono zone più vendute del momento, che questo non è curato, saranno gli algoritmi che decidono chi è Sì, più venduto, sono i più esatto. venduti. E poi l'altra cosa interessante è che anche questa pagina ha un suo in evidenza. Sì. Giusto? Poi vediamo la Sì. classifica, vediamo il prezzo, e poi va continua Blade Runner, gli altri consigli di fantascienza, Ike Fantasy, Urania, e poi ce n'è un altro, quindi Fantasy in evidenza. Sì. Quindi questo per sottolineare, insomma, che questo è un altro luogo per persone che non vanno magari nella home, ma per persone interessate solo al fantasy e alla fantascienza che vedono, quindi il tipo di traffico è molto più specifico e interessante per un autore che vende un certo genere rispetto magari alla home page. E volevo chiederti, anche queste cose qui, ovviamente immagino siano curate, Sì. decidete allo stesso modo per una sottosezione come la fantascienza o il thriller, o ci sono considerazioni diverse rispetto alla home page che vanno nel decidere l'autore che prenderà un certo tipo di spot in un certo tipo di pagina? Queste sono pagine che vengono curate regolarmente, organizzate, quindi vengono organizzati gli scaffali, viene organizzato il libro in evidenza, viene deciso regolarmente, quindi ogni tot viene aggiornata questa pagina. Come l'home page, in home page magari ci sono più cose, soprattutto all'inizio, quelle personalizzate, quindi consigli personalizzati sulla base dell'utente, che ovviamente non sono curate dall'umano, però poi sì, quindi sia in home page che anche in queste pagine di genere c'è molto lavoro umano, c'è proprio una selezione di titoli, un pensare a quali temi proporre sulla pagina. Quindi puoi organizzare gli scaffali e così via. Per cui sì, c'è un lavoro umano un po' in tutte le pagine. E questa è una cosa che ha sottolineato anche più volte un mio collega, Mark Leslie Lafebvre, che ho avuto anche il piacere di intervistare qualche settimana fa con la mia collega canadese. E Mark Leslie Lafebvre, forse la persona più direttamente interessata
è più direttamente responsabile nella creazione del modo in cui vediamo adesso copywriting life. Copywriting life, sì. Esatto. Sì, sì. E Mark mi ha detto più volte, insomma, che il modo in cui Kobo è gestito, come hai sottolineato più volte, Lucia, è quello che c'è una componente umana, cioè viene curato come se fosse, che ne so, in Canada c'è una filiale, un certo tipo di negozi che si chiamano Chapters, che è l'equivalente di Barnes & Nobles in America, che penso sia un equivalente della Feltrinelli in Italia. Viene gestito un pochino anche come quello, cioè viene curato il modo in cui vengono esposti i titoli. Tu facevi menzione del fatto, questa è una cosa simile, insomma, in versione ovviamente internet, online, del modo in cui voi decidete di curare il contenuto che i lettori andranno a vedere, insomma, quindi beneficiando questo autore qui, beneficiando quest'altro autore qui. Quindi questa è una cosa che volevo sottolineare riguardante la componente umana. Però, e questa è la cosa importante, come disse lo zio di Spider-Man, da un grande potere deriva una grande responsabilità. Per questo motivo volevo chiederti se, lo hai già commentato un pochino, però se potessi dare alcuni consigli ad autori che sono seri, oppure che stanno iniziando ma vogliono essere seri, vogliono creare un prodotto che sia competitivo e qualitativamente altro, dei consigli per gli autori che stanno facendo degli errori, che magari non sono relativi soltanto alla sinossi, che potrebbero però beneficiare della tua risposta adesso. Quali sono gli errori più comuni che tu vedi autori fare su copywriting life? Due li ho già detti, quindi non li ripeto, riguardo alla cover e alla sinossi, alla mancanza di, alla trascuratezza rispetto a certe cose, a certe cose fondamentali proprio. Un'altra cosa riguarda il prezzo. A volte vedo prezzi bassissimi, ma proprio bassissimi. Ora, dobbiamo considerare che in realtà un prezzo basso non manda un buon messaggio al lettore. 0,99 tende a far pensare al lettore che quel libro lì non valga granché. Ovviamente non sto dicendo di mettere un prezzo a 8,99 o 9,99, anche perché sarebbe fuori mercato, nel senso, sono vediamo gli ebook delle grandi case editrici e di grandi autori che costano magari 8,99, poi il prezzo si è un po' alzato ultimamente, però per un autore indipendente dico no, 0,99 va bene. Ad esempio, anche se si ha un buon libro, 3,99 va benissimo, anche 4,99 se si ha un buon libro, se la copertina è veramente buona, se tutto è veramente buono, perché poi ci ha investito, vuol dire che ci ha investito, e quindi va bene mettere un prezzo che riflette il valore del libro e del tuo investimento e del lavoro che hai fatto. È importante, perché poi arriva anche, cioè il messaggio arriva al lettore. Quindi e sulla base di questo, un'altra cosa che un errore molto comune che vedo è pubblicare, magari anche trascurando quello che ho detto, pubblicare e aspettarsi che succeda qualcosa. Non succede così da solo, cioè devi far qualcosa. Tu sei il... quella è la tua creatura, la devi curare tu, e per far sì che il lettore sappia che esista e che magari sia interessato a leggerlo, devi fare qualcosa tu. Non puoi pubblicare e poi sederti, aspettare. Anche nel momento in cui metti il libro in qualche promozione, non succede da solo il miracolo. E non succede neanche il miracolo. Quindi due cose. Investire nella propria formazione per sapere cosa fare. Se hai scritto un libro, se vuoi pubblicarlo e ci credi, ma non sai poi cosa fare praticamente per farlo arrivare ai lettori, per promuoverlo, per farti conoscere, per raggiungere quei lettori, perché non, e anche per capire quali lettori raggiungere, investi sulla tua formazione. Ci sono tantissimi autori e professionisti che hanno scritto guide, libri, che fanno podcast su questo.
uno sei tu Michele, c'è Rita Carla Francesca che è bravissima, anche ha scritto una guida sul self-publishing, e voi siete persone che vi basate anche sulle esperienze fatte, quindi è importante anche avere come riferimento qualcuno che sa, che conosce l'argomento di cui parla, perché poi l'ha provato sulla propria pelle, ha provato varie cose e è in grado di darti consigli migliori. Poi se si conosce l'inglese il panorama si amplia tantissimo, anche con i podcast da Joanna Penna, Six Figures Authors, al gruppo Facebook White for the Win, che è bellissimo, c'è un gruppo dedicato agli autori che vogliono raggiungere il lettore non solo di Amazon ma anche degli altri store, e ci sono i risultati. ci sono tantissimi riferimenti e guide, libri da acquistare, quindi qualche soldino bisogna spenderlo per formarsi, anche in termini di marketing magari, perché poi è solo un beneficio. Se non si sa come muoversi è inutile pubblicare, perché non si viene scoperti così per miracolo. E un'altra cosa è la parola miracolo, cioè non è che accade tutto improvvisamente, velocemente, vendi centinaia di copie un giorno, diventi famoso e diventi best seller dell'anno, non funziona così. Questi sono casi unici. Quello che succede in realtà è che è un progetto a medio e lungo termine, quindi è qualcosa che devi curare costantemente. Non pubblichi un libro e basta, magari, o se pubblichi quello, però devi continuare a seguirlo, per far sì che sia costante poi il dialogo con i lettori, il ritorno in termini economici, perché si parla anche di quello, se ti interessa, se non ti interessa, comunque ti interessa che il libro sia letto in qualche modo. Quindi ecco, un errore è aspettarsi tutto subito e che succeda per caso. No, devi attivarti, devi essere attivo e devi sapere le cose, quindi prima bisogna un po' informarsi, studiare, è fondamentale, e devi considerare che comunque è un qualcosa che mantieni nel tempo. Poi magari tra 2 anni ti stanchi, lo lasci lì il libro, non lo guardi più, va benissimo, però nel senso non aspettarti che improvvisamente succeda qualcosa dal nulla e che vendi migliaia di copie così, perché sei in promozione magari, non funziona così. Ecco, hai citato un libro, facciamo sì. Un po' di pubblicità anche a sì, Carla, sì, dire. Perché la merita, perché questo è un libro che io ho avuto la fortuna di leggerlo anche come beta addirittura prima della pubblicazione, perché gliel'avevo richiesto a Carla. È il libro in Italia migliore secondo me sul self-publishing, e a costo di non vendere i miei libri, cioè non promuovere i miei, questo è semplicemente il miglior libro sul self-publishing che c'è in Italia. Tutte le cose di cui noi abbiamo solo accennato io e Lucia, sono spiegate esattamente dall'inizio, addirittura alla progettazione di un libro, poi quando si arriva alla fase del marketing. E volevo chiederti, Lucia, come ultima cosa proprio, chiudiamo su questa cosa qui, che secondo me è un discorso molto importante, che molto pochi autori però fanno e che secondo me sottolineano, perché vedono che c'è uno store enorme e si concentrano soltanto su quello. Tu hai citato due cose, White for the Win, il Facebook group. Io cito anche il libro che ha scritto Mark White for the Win, che anche quello ho avuto il piacere di leggere, esatto. Molto molto utile. Secondo te, se c'è un autore che non sa in realtà che cosa vuol dire essere wide, e quello che abbiamo fatto oggi, promuovendo, insomma, se vuoi un po' Kobo, è anche cercare di inculcare un pochino di più questa mentalità wide, ovvero pubblicare in store diversi. Questa non è l'unica strategia, ma è una strategia potenziale. Purtroppo ci vuole tempo, come avevi detto tu, ci vuole probabilmente più tempo per costruire un catalogo wide, per gestire il tuo libro in vari store. Però volevo chiederti, secondo te, quali sono, nel lungo periodo magari, per un autore che, diciamo, si fa abbagliare da una luce forte, quali sono i lati positivi di cui può beneficiare nel lungo periodo pubblicando su store come Kobo e tutti gli altri, invece che uno solo? Il beneficio è di
Sappiamo che in Italia il mercato dei libri è concentrato soprattutto su uno store, è ovvio. Ora, da autore indipendente, quello che diventa un po' difficile è anche stare dietro al pagare per avere un po' di visibilità. Sono meccanismi che magari poi, parlo a livello personale, non mi piacciono, quindi l'idea di dover pagare per avere visibilità sta sempre correre dietro a queste cose, no? Per sempre di più, sempre di più. È importante, secondo me, raggiungere più lettori possibile, dare la possibilità a tutti i lettori di farti leggere. Su Kobo, una cosa che, adesso io parlo di Kobo perché conosco Kobo ovviamente in primis, con Kobo Writing Life una cosa buona è che puoi dialogare direttamente con noi, quindi ci scrivi, io ad esempio invito sempre gli autori, sono in contatto costante con gli autori, con certi autori in particolare, e li invito sempre a farmi sapere prima quando magari hanno dei libri che stanno per uscire o se progettano qualche promozione e così via, perché riusciamo così a fare il possibile per fargli raggiungere più lettori possibile, per dargli spazio in home page o anche nelle newsletter, che sono uno strumento potentissimo, il più potente. Quindi il beneficio del pubblicare, ad esempio, su una piattaforma ulteriore come Kobo Writing Life è il poter avere un contatto diretto con chi gestisce la piattaforma, un dialogo con un essere umano che ti aiuta poi anche a gestire la cosa, dà suggerimenti, ci si confronta insieme per capire cos'è meglio fare per spingere quel libro lì in particolare. In generale io, come ti dicevo, penso che sia giusto dare la possibilità a tutti i lettori di farti leggere, di leggere il tuo libro. E una cosa fondamentale è capire che magari non c'è tanto questa cultura qui, però è importantissimo, ad esempio, anche curare la propria mailing list, cioè diventare sempre più padroni della propria attività da autore. Non dipendere da piattaforme terze, perché la piattaforma terza magari domani decide di cambiare tutto e tu sei appunto a capo, se stavi in una buona posizione. O comunque domani la piattaforma decide di togliere il tuo libro perché magari gli risulta che c'è qualcosa che non va e tu perdi tutto. Essere padroni della propria attività è fondamentale anche quando si tratta di scrivere e di pubblicare. Per cui curare la propria mailing list e coltivare il proprio pubblico di lettori è ovviamente una cosa che va fatta nel tempo, quindi la mailing list la costruisci nel tempo, non è che da oggi a domani hai 1.000 iscritti alla tua mailing list, ma va bene così. È anche interessante questo, ti permette anche di avere un dialogo diretto con i lettori, di capire dove sono. Se si parla in termini di ritorno economico, è proprio lì che bisogna andare a porre l'attenzione maggiormente. Il ritorno economico diretto dai tuoi lettori, decidi tu come gestire il rapporto con i lettori, non una piattaforma terza che decide darti più o meno visibilità. Quindi ecco, io quello che penso sia importante nel momento in cui si decide di autopubblicare è capire che è un qualcosa che va curato e in cui bisogna investire un po' di tempo e anche magari qualche soldo per far bene le cose, se ci si crede, se si vuole avere un qualche risultato proprio in termini di lettori. Mi piace la componente se ci si crede. No, stiamo parlando già della piattaforma Credi nella tua storia, quindi penso che sia molto che c'entri un bel po' questo tipo di discorso. Senti, quindi oggi abbiamo parlato di Kobo e speriamo che insomma, persone, autori siano interessati anche a esplorare questo store. A dargli la possibilità, secondo me, che merita. Abbiamo visto alcuni dei meccanismi che fanno funzionare questo negozio. Lucia è stata abbastanza gentile con il suo tempo da dirci proprio alcune cose che non è che si trovano facilmente su internet. Quindi io ti volevo ringraziare per il tuo tempo. Volevo anche chiederti Grazie se ci sono delle persone che ti vogliono importunare, possono a te. farlo? Sì, E se sì, volentieri. dove? Dove vanno? Dove le mandiamo? L'indirizzo principale è quello dell'assistenza Kobo Writing Life, che
writinglife@cobo.com. Poi da lì vengono indirizzate a me eventualmente. Se vogliono parlare direttamente con me, possono proprio scriverlo nell'email, così poi me le girano. Quindi l'indirizzo è quello: writinglife@cobo.com. Mi raccomando, mandate dei libri con una buona cover, una buona sinossi, altrimenti lui non è affatto felice. No. Magari anche se anche scriverci per avere qualche consiglio, per ok, voglio fare una cover fatta bene, come posso fare? La sinossi, che devo fare? Ci sta anche che magari non ha le idee chiare su questo, è normale, non è, se qualcuno inizia, sta iniziando ora, è normalissimo. Io quello che posso consigliare è dare un occhio proprio anche nello store, no? Abbiamo visto alcune schede, libri con cover, sinossi fatti bene, dare un occhio lì, avere dei riferimenti. Poi per Cobo Writing Life c'è l'Help Center, il centro assistenza con le domande e risposte più frequenti. Anche lì ci sono dei consigli proprio su sinossi e copertina, quindi trovano dei consigli anche lì. Poi il Lab Center io lo consiglio sempre perché illustra bene sia il processo di pubblicazione sia anche il dopo, quindi quello che è consigliato fare dopo. Consiglio proprio di partire da lì. Poi se c'è qualcosa, scriverci assolutamente. Ottimo, quindi avete tutte le informazioni possibili e immaginabili. Se volete contattare Lucia, ancora una volta, grazie mille per un po' il tuo tempo e speriamo di grazie ripeterci. Grazie a te, veramente. Sì, volentieri. Grazie veramente.